e benvenuto su Usa la Testa Podcast. Sono Marco Venturi e dalla passione per la mente ho creato un'attività e una comunità con migliaia di iscritti. Condivido idee, mappe mentali e risorse online per essere ed ottenere di più. E qui voglio raccontarti le mie esperienze. Come imparare e ricordare con le mappe mentali? Ecco oggi la modalità semplice e naturale che usa la tua mente. Post scriptum non è quello che ti insegnano a scuola. Alleniamo la nostra mente ogni giorno ad apprendere e ricordare. Tutti noi diventiamo quello che risiede nella nostra memoria e come la usiamo determina i risultati nella nostra vita. La domanda è: sfruttiamo la mente a nostro vantaggio? Beh, da questa puntata scoprirai gli errori sul modo di apprendere che ci insegnano a scuola, come funziona la mente, come ricordare nel lungo periodo e perché proprio le mappe mentali. Quindi partiamo dall'inizio, semplificando un pochino, anche perché sul sito puoi scaricare un ebook intero che va nel dettaglio. Ritorniamo alla domanda: sappiamo sfruttare la mente a nostro vantaggio? Ma non credo serva una ricerca scientifica per verificare che così non è. Ci basta uscire per strada e leggere un quotidiano per constatare che le persone sono mediamente più infelici, più depresse, più povere e con sempre meno certezze per il futuro. La vita oggigiorno corre a ritmi vertiginosi a cui non siamo preparati e richiede specializzazioni che non sappiamo neppure esistano. Ecco che quindi allenarci ad affrontare il nostro percorso in modo capace e veloce ci dà possibilità ed opportunità che altrimenti non potremmo intravedere e quindi cogliere. Per questo semplice ma decisivo dettaglio siamo obbligati a sfruttare al meglio ciò che sappiamo, quello che impariamo. Quindi è chiaro che imparare ad imparare è la facoltà principale che ci aiuta a migliorare la nostra vita. Esiste quindi un sistema per imparare di più e più velocemente? Per ricordare di più, per avere maggiore creatività, per decidere in modo efficace e consapevole? Esiste una modalità per allenare la nostra mente ad essere più pronta e proattiva? Sì. Puoi allenare la tua mente a darti molto di più, più di quello che immagini. Quindi seguimi se stai studiando e non riesci a mantenere la concentrazione o a ricordare i concetti. Se vuoi di più da quello che tieni dal lavoro e nella vita e se vuoi coinvolgerla in tua mente in un viaggio che le piace davvero, quello che seguirà sarà per te davvero interessante. Iniziamo quindi dagli errori che ci insegnano a scuola. Ci hanno insegnato fin dalle elementari che per ricordare una frase, una poesia, un concetto devi ripetere lo stesso più volte. Sbagliato. La tua mente in questo modo si annoia e preferisce vedere piuttosto che ascoltare. Il livello uditivo influenza la tua mente solo del 20%, mentre quello visivo trattiene l'80% delle informazioni, ed in seguito vediamo anche come. A scuola, ad esempio, ci hanno presto detto di non seguire le parole con il dito quando leggi, no? Sbagliato. La tua mente e la tua vista di conseguenza si focalizza molto di più quando usi il dito sotto al testo. La tua mente funziona e vede in modo radiale, inclusivo e non lineare come le parole di un testo. Ecco il motivo per cui darle dei precisi punti da seguire. Altrimenti si annoia e la tua concentrazione scema velocemente. Sei convinto, ad esempio, che la tua memoria sia da allenare, no? Sbagliato, la tua memoria funziona in modo spettacolare. Quello che non sai, forse, è come imprimere le informazioni e come richiamarle. È questo che ti impedisce di ricordare. Ed anche questo lo vediamo a breve. Usiamo il 5 o 10% della nostra mente? Sbagliato. Usiamo tutta la nostra mente, le donne sono naturalmente più brave in questo. Purtroppo la usiamo male e di un modo inefficace. Direi di soprassedere con i luoghi comuni e di procedere quindi verso cose più formative. Come funziona la tua mente? La tua mente è un organo esattamente come il tuo polpaccio, solo che, a differenza del muscolo della tua gamba, esiste e lavora per due motivi principali: mantenerti vivo ed al sicuro e ripetere sempre le stesse informazioni per tenerti al sicuro.
Che tu sia felice o realizzato a lei non interessa. Quello devi farlo tu tramite pensieri e strategie migliori. Vedila come un organo chiuso dentro ad una scatola, il tuo cranio, che ha contatti con l'esterno tramite le tue percezioni sensoriali, la vista, l'udito, il tatto e così via. Quando giunge un'informazione e il tuo inconscio è in grado di processare 400 miliardi di bit al secondo, quindi attenzione alle emozioni che scegli di trattenere perché le ricorderà per sempre, un segnale elettrico giunge alla tua parte del cervello più reattiva, il cervello rettile, che decide in un nanosecondo se l'informazione per te è pericolosa o no. Se l'informazione è pericolosa, praticamente diventi stupido, davvero. Per proteggerti, la tua mente invia gran parte della tua energia al cuore che batte più veloce, alle sensazioni che diventano più acute, alle tue gambe e braccia per avere la reattività di scappare o aggredire, e la toglie alla tua capacità di pensare. Se l'informazione invece è ininfluente per la tua sicurezza e non dà stimoli, e ogni giorno ci arrivano oltre 2000 stimoli, di cui ne tratteniamo almeno 200, questa verrà archiviata in ordine gerarchico in base alle tue emozioni. Più saranno forti ed intense e più le ricorderai. Le altre saranno posizionate nella tua memoria breve, dai 20 minuti alle 2 ore massimo, ed eliminate definitivamente la notte mentre dormi. Capisci quindi che la tua mente non favorisce la concentrazione o la creatività, perché in realtà non esiste per questo. Lei ha ben altro da fare che imprimere le tue letture quando studi o le tue fasi sul lavoro. Inoltre, quello che le dai in modo noioso ed insulso non lo tratterà nel lungo periodo e quindi non lo ricorderai. Devi quindi conoscere come circuirla, come interessarla a quello che vuoi imparare e ricordare. Per farla lavorare a tuo favore servono immagini ed emozioni collegate tra loro, così si sveglia dalla sua pigrizia e inizia a seguirti. Come imparare, quindi? Già prima di Gesù, già ai tempi dei greci, si era scoperto che la nostra mente impara per associazione a quello che già conosce. Facendo collaborare le due menti, la parte destra fantasiosa e creativa con la parte sinistra logica e strutturata, crei delle associazioni che si imprimono a fondo. Per imparare una cosa nuova, in modo indelebile, devi collegarla ad un'informazione che conosci bene, come ad esempio la stanza di casa tua. Devi ricordare un nome, un concetto? Cerca tra le cose o persone che conosci una similitudine con la novità e immagina un risultato strano o stravagante. La tua mente è attirata da oggetti, simboli, parole, immagini intriganti e non convenzionali, stravaganti oppure esagerate. Infatti, se ci fai caso, ogni situazione che ha mosso le tue emozioni in modo intenso la ricordi benissimo. Puoi vederla davanti a te ogni volta che vuoi. Quindi tutto ciò che è in movimento, inaspettato, diverso, incoerente o stravagante e che muove le tue emozioni, la tua mente la cattura e lo posiziona nel tuo reticolo cerebrale, la mappa mentale che hai nel cervello, come un file che attiva il tuo SAR, il sistema di attivazione reticolare, da richiamare quando lo vorrai o quando capiterà qualcosa che muoverà le stesse emozioni. Facciamo un esempio: ti presentano una persona, in ufficio arriva un nuovo collaboratore di nome Marcellino Pio. Probabilmente conosci già l'importanza di chiamare le persone con il proprio nome. Come facciamo per ricordare il nome all'istante? Immagina velocemente di essere nella tua camera da letto di notte che stai dormendo. All'improvviso ti svegli e vedi Marcellino Pio ai piedi del letto con una tonaca da sacerdote ed un martellino piccolissimo tra le mani che ti colpisce l'alluce. Per quanto stupida questa immagine, la ricorderai. Nel caso di traumi, ad esempio depressioni, panico e ad altre fobie, altro non è che questo sistema che mostra la sua forza dirompente che cresce nel tempo. La tua mente ha possibilità infinite che puoi sfruttare a tuo favore oppure esserne schiavo. È esattamente questo che fa la differenza tra le persone e i loro risultati. Come scegli di usare la tua mente, cosa scegli di imparare e di ricordare,
cosa scegli di fare con ciò che sai. Infine, qual è il modo migliore per usare e sfruttare di più la tua mente? Le mappe mentali. Le mappe mentali sono una rappresentazione grafica di come funziona la tua mente. Sono il processo per dare alla tua mente le informazioni nel modo in cui lei lavora e si diverte. Una modalità per scoprire ciò che pensi e che sai. Le mappe mentali e mappe concettuali sono dei raccoglitori di informazioni, anche un intero libro in una pagina. E piacciono parecchio alla tua mente perché contengono tutte le caratteristiche che ho elencato finora. Sono divertenti da creare e coinvolgenti perché la tua mente vede e lavora in questo modo, tutto incluso. Cosa c'è nella tua mente? Ci sono parole? Nella tua mente non ci sono parole, ma immagini associate a concetti. E più queste sono collegate tra loro, più sviluppi velocità di pensiero, capacità organizzativa, più risparmi risorse, più ottimizzi studio, progetti. La creatività, ad esempio, la capacità di decidere in modo efficace, quella di memorizzare e ricordare per cui applicare, sono le facoltà che decidono il tuo benessere futuro e le mappe mentali sono il modo più semplice e naturale e davvero efficace. Perché? Perché sono la fotocopia di ciò che sei, la sintesi visiva delle tue abilità, possibilità ed opportunità. E puoi applicarle praticamente su tutto per riassumere ogni cosa che ti serve analizzare o ricordare. Conosci un altro sistema che ti offre questo in modo piacevole? Bene, per questo primo episodio direi che mi sono già prolungato fin troppo. Intendo pubblicare restando sui 10-15 minuti al massimo per ogni puntata. Alla prossima occasione vedrò di essere più pratico ancora e coinciso. Quindi grazie per essere stato con me fino alla fine. Per ogni domanda o consiglio rimango in ascolto. Questi contenuti sono totalmente gratuiti. Se li ritieni interessanti, iscriviti al canale e lascia un bel 5 stelle su iTunes oppure su Spotify. E se vorrai condividerli sui tuoi canali, io ti ringrazio già da adesso. Per approfondire, segui il link in dotazione qui sotto oppure vai su www.latomappa.com ed iscriviti ad uno dei miei corsi gratuiti. A presto, ciao!